Amici 22, voce di crisi su Isobele Cricca, i baci lei è gelida e lui piange. Il serale di Amici è iniziato e i fan sono già proiettati su quello che accadrà giovedì 23 marzo. Quando sarà registrata la seconda puntata? Nell'attesa delle nuove anticipazioni. Però, gli spettatori si stanno chiedendo quanto c'è di vero dietro alle voci che vorrebbero Isobele Cricca in crisi nera. Il cantante ha pianto rivedendo le immagini dei primi baci che si è scambiato con la ballerina. Mentre lei è apparsa fredda e quasi scocciata. Rudy Cerbi che lo definisce noioso, ma Cricca avrebbe altri problemi da risolvere al momento, stando a vari dettagli che i fan di Amici hanno colto guardando gli ultimi dei team. Il cantante sarebbe in crisi con la fidanzata Isobella. Nel giorno in cui tutti gli allievi promossi al serale hanno rivisto le immagini del loro percorso all'interno della scuola, gli spettatori hanno notato che i due ragazzi erano seduti in punti opposti dello studio e non si sono considerati per tutta la durata del video. Quando sono state mostrate le coppie che si sono formate in casetta durante l'anno. Poi, il giovane è scoppiato a piangere e i compagni che aveva vicino lo hanno consolato. Nel momento in cui l'inquadratura è andata sul viso della ballerina, ha catturato un'espressione gelida e distaccata. Molto lontana da un'emozione positiva che dovrebbe vivere una persona felice e innamorata. La faccia glaciale di Isobel e le lacrime di Cricca hanno portato molti fan di Amici a formulare un'ipotesi sul loro rapporto, se rivedendo i primi baci che si sono scambiati in casetta hanno reagito in questo modo. È probabile che tra i due le cose non vadano affatto bene. Da qualche giorno, dunque, in rete si rincorrono le voci su una possibile crisi in corso tra il cantante del team Cuccarini Emanuello e la ballerina di Cerbi Celentano. Una coppia che è nata poche settimane prima dell'inizio del serale e che ha destato sin da subito tanti dubbi nel pubblico. I dai team che sono andati in onda fino ad oggi, 20 marzo, non hanno approfondito l'argomento, non si sa ancora. Dunque, se i due ragazzi stanno ancora insieme oppure se hanno deciso di allontanarsi per vivere l'esperienza del prime time in modo individuale e con zero coinvolgimenti emotivi. Nell'attesa che venga fatta chiarezza su una delle coppie che sono nate nella scuola quest'anno, gli altri ancora fidanzati sono Federica e Piccolo G. Megan e Gianmarco, Rita e Niveo, gli spettatori stanno discutendo di un altro gossip che è trapelato negli ultimi giorni. Da quando è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici, molti fan hanno sposato la teoria secondo la quale Francesca Tocca potesse essere incinta. La professionista del talent show non si esibisce da tempo e sabato scorso ha sfoggiato un vestito largo che nascondeva le sue forme. La danzatrice di latinoamericana ha deciso di usare i social network per fare chiarezza sia su questa indiscrezione che su quella che la voleva nuovamente lontana dal marito Raimondo Todaro. Francesca Tocca ha smentito ogni teoria, prima ero in crisi, ora sono incinta. Giornalisti, fate pace col cervello che rischiate di diventare poco credibili. Ovviamente smentisco tutto. E questo è il messaggio col quale la protagonista del cast ha negato di aspettare il suo secondo figlio. Il prime time di Amici, dunque, è ufficialmente iniziato e tra pochi giorni si conosceranno già i nomi di altri due allievi eliminati, dopo Megan e NDG. Le squadre stanno per perdere altri cantanti o ballerini in base alle preferenze che paleseranno i tre componenti della commissione esterna. Arnasta, curacheta, so admire nave spaziale de pe Andromeda. Asta e țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. De-aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu meretate printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete, lumea de din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc Plutonul cu fiecare text pe mafia paradisă.